Il Giro di Cuneo, la tradizionale gara di fondo piemontese, richiama la partenza 60 rappresentanti delle nostre vallate, tra i quali non manca qualche nome illustre. Questi innamorati dello sci sono disposti a qualsiasi sacrificio, anche a quello di andare a cercare la neve per portarla dove non c'è ed allestire così delle piste di fortuna su cui dare vita a queste loro accese competizioni. La graziosa cittadina piemontese sente in modo particolare il fascino di questa prova che è giunta alla 12ª edizione ed è pronta a portare il suo caldo incitamento agli atleti che si battono sui 15 km del percorso, resi eccezionalmente severi dalla neve molle e pesante. È proprio in gare di tal genere che questi oscuri valigiani temprano il loro fisico, plasmano il loro morale ed affinano quelle doti che un giorno potranno fare di loro altrettanti eroi, pronti a sacrificare la vita quando si tratti di portare soccorso a chi rimane vittima dei trabocchetti della montagna. Non ci sono grossi premi per questi atleti, non ci sono titoli a nove colonne sui giornali sportivi ad esaltare le loro imprese. Sarà tanto se all'arrivo troveranno una piccola medaglia e se all'indomani potranno leggere il risultato della corsa sintetizzato in poche righe. Malgrado ciò si battono con cuore generoso, come se nella competizione fosse in palio una posta altissima, perché c'è da difendere il prestigio di una vallata, il buon nome di una famiglia che si tramanda di generazione in generazione la passione per la montagna e per lo sci. Al termine della dura fatica, quando la pista riguadagna le vie cittadine, li vediamo ancora procedere con passo spedito, sospinti dall'anelito di vittoria. Il numero 10 è Andrea Dalmasso, del gruppo sportivo Fiamme d'Oro, che sotto lo striscione d'arrivo farà registrare il miglior tempo della giornata, aggiudicandosi così il successo. E non sarà certo l'intervista a farlo contento, ma la presenza della sua vecchia, che ha trepidato per lui e ora gli sta al fianco felice.